e bentrovati sul mio canale. Ebbene sì, Burzi Creazioni e Semplici Bijou di nuovo insieme per questo mese di agosto. Con René abbiamo cercato e abbiamo pensato di realizzare qualcosa per voi per questo mese di agosto, perché diciamocela tutta, non tutte si va in vacanza, non tutte hanno necessariamente una pausa nel creare, qualcuno ritorna prima del previsto, qualcuno realizza bijou anche in vacanza, e quindi abbiamo pensato a tutte quante voi anche per appunto per il periodo di ferie, per agosto, per le vacanze. E cosa abbiamo pensato di fare per voi? Abbiamo pensato di creare dei nuovi kit e un mini tutorial, nuovo tutorial da proporvi. Allora, come è successo per i Note, che sono diventati Note 2.0, l'oggetto del tutorial e quindi dei kit saranno i miei orecchini Blanche, che chiameremo appunto Blanche 2.0. Questo perché, in primis, mi è stato richiesto più volte di realizzare nuovamente il tutorial, perché comunque all'inizio non ero molto pratica e non mostravo i passaggi direttamente con l'ago, ma mostravo gli step già eseguiti, e qualcuna spesso mi ha detto che ha trovato difficoltà o trova ancora difficoltà a seguire i tutorial realizzati in questo modo. Quindi è un buon pretesto per rifare il tutorial, e poi in accordo comunque con René è stata la scelta appunto per questo kit lampo che abbiamo realizzato. Gli orecchini in questione sono questi qui, saranno questi, sono splendidi, e dicevo, oltre al fatto di realizzare nuovamente il tutorial, anche per questi, come per i Note 2.0, io ho apportato delle modifiche. Chi conosce il modello lo sa, come vedete qui ci sono solo cipollotti, mentre l'altro modellino prevedeva le perline da 4 mm, che sicuramente potrete continuare a riutilizzare. E poi c'è questa smerlatura intorno con le rocaille molto carina, che lo fa diventare un po' più grande, lo arricchisce. Naturalmente poi c'è l'aggiunta di queste gocce meravigliose e dei perni splendidi che René ci propone sul suo sito. Questo qui è spettacolare, appena l'ho visto l'ho scelto per questo kit. I kit per i Blanche 2.0 saranno solo 4, ci siamo fatti ispirare dalle 4 stagioni. E ogni stagione porterà nuovamente il nome di una canzone, perché ci è piaciuto molto, so che avete anche a voi è piaciuto tantissimo, e quindi abbiamo deciso così. Il kit che ho scelto io per eseguire il tutorial per questa versione è l'orecchino Summer Night, il modello Summer Night, che adesso vi mostro nel dettaglio. Allora, il kit Summer Night per realizzare questa meravigliosa versione dei Blanche 2.0 prevede rivoli da 12 mm, naturalmente uno già l'ho utilizzato, ma ve ne arriveranno due. Idem per i perni, questi perni meravigliosi, io li adoro, cioè è troppo bello questo perno, è un nodo meraviglioso, troppo bello. Poi una colorazione di Super Duo, e anche qui si fermano gli orologi, come si dice a Napoli, perché è una colorazione spettacolare, non l'avevo mai vista e l'ho ricevuta in questo kit, eccola qui. È la finitura powdery, light gold, ragazze, spettacolare, 10 grammi naturalmente. Due colorazioni di Rocaille 110, in questa versione prevede Leopac Lust Red Navajo White, sempre in pacchetti da 10 grammi, e la bellissima colorazione Ceylon Peach Blush, bellissime. Poi un filo di cipollotti 3x4, che io ho già disfatto per appunto realizzare la prova, l'orecchino di prova, e la colorazione blu placcato 3x4, sono meravigliosi, sono troppo troppo belli, belli candenti, e col corallo ci stanno da Dio. Le gocce, vi arriveranno due gocce in ceramica, eccoli qui, in questa colorazione spettacolare che non so ben definire, mi va dal pesca al salmone al rosa corallo, insomma meravigliosa, che sta da Dio con le rocaille, quindi con questo blu, un contrasto fantastico. Poi questo tipo di incastonatura, a differenza di Tenetta, prevede le 8.0, quindi nel kit vi arriveranno ben 10 grammi di Rocaille 8.0. Per questo kit ci sono le bronze, bellissime e sempre utilissime, guardate che ve ne rimangono tantissime. E poi, proprio perché per fare una cosa più raffinata, più fine, il cappietto qui lo andremo a realizzare con delle 15.0, e René, anche solo per realizzare questo
questo piccolo dettaglio fornirà nel kit un po' di rocaille da 15, quindi un applauso, una standing ovation anche per questa piccola attenzione. E niente, come detto, questo sarà l'oggetto del tutorial. Io spero che vi piacerà, spero che siete contenti comunque di questa piccola sorpresa, di questo kit lampo, di questo tutorial lampo. E niente, per ora vi ringraziamo, vi rimandiamo al video tutorial che seguirà a breve e subito dopo, alla fine del video, vi faremo vedere le altre tre, scusate, opzioni, gli altri tre kit che abbiamo pensato. E detto questo, vi ringraziamo e alla prossima, ciao! Ciao 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 ciao!